importante leggervi alcuni punti di questo manifesto che si chiama Art for Ubi, Art for Universal Basic Income, ovvero arte per reddito di base universale e incondizionato. Questo manifesto è stato scritto collettivamente da ricercatori e ricercatrici, collettivi artistici, operatori e operatrici museali di tutto il mondo e per noi rappresenta l'unica prospettiva possibile da cui guardare il reddito di base. Il reddito di base universale ed incondizionato UBI è la migliore misura per il settore artistico e culturale. Al tempo stesso, i lavoratori e le lavoratrici dell'arte chiedono il reddito di base non solo per se stessi e per se stesse, ma per tutti e per tutto. L'UBI libera tempo e ci libera dal ricatto del lavoro precario e dalle condizioni di sfruttamento sul lavoro. Le prospettive transfemministi e decoloniali ci insegnano a dire no a tutte le forme di sfruttamento invisibili ed estrattive, specialmente alle condizioni di precarietà tipiche del mercato del lavoro artistico. L'UBI afferma il diritto all'intermittenza, alla privacy, all'autonomia, il diritto di rimanere offline e di non essere reperibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Pretendendo l'UBI, le lavoratrici ed i lavoratori dell'arte non difendono una corporazione o una categoria. Al contrario, essi ed esse intaccano il ruolo che classe e privilegio svolgono nella percezione dell'arte. L'UBI è universale perché è per tutto e per tutti e per tutte e permette a tutti, tutte e tutto agibilità creativa. Interrompendo la logica della sovrapproduzione, l'UBI ci libera dai modi presenti della produzione capitalistica e dai loro effetti nocivi sul pianeta. L'UBI è una tecnica cosmogenetica ed un mezzo per ottenere giustizia climatica. Grazie.